Noi abbiamo, per esempio, subito dopo la resurrezione di Gesù, l'episodio della guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio. Pietro e Giovanni vengono presi, portati nel Sinedrio, processati, e il Sinedrio dice, dopo averli menati, dice: non predicate più che Cristo è risorto. Comprendiamo che questa presa di posizione è banale se il Sinedrio poteva appellarsi alla pena capitale. Invece di raccomandare a loro, li faceva fuori, come avevano fatto fuori il capo e come hanno fatto fuori tanti altri, facevano fuori questi discepoli e il problema era finito. Non solo. Ma ammettiamo che questo rescritto sia proprio a ridosso, diciamo così, del tempo stabilito per la sua esistenza, cioè che sia del 43 d.C. Nessun problema. Li avrebbero beccati tutti in un colpo solo. Perché nel 49-50 avviene a Gerusalemme qualche cosa di eccezionale, quello che noi chiamiamo il primo concilio ecumenico. Cioè tutto quanto il collegio apostolico più gli altri apostoli . Il problema del linguaggio è sempre un pochettino delicato. Nella Chiesa nascente noi abbiamo subito dopo la risurrezione i capi della Chiesa che sono oi dodeca, punto, i dodici, che non sono apostoli. Diventano apostoli nel momento in cui la comunità di Gerusalemme li spedisce a predicare. Apostolo è mandato, ed è il mandato dalla Chiesa. Per cui, quando incomincia la missione, i dodici diventano apostoli, ma insieme con loro altri vengono designati come apostoli. Perfino Andronico e Giunia, capitolo 16 della lettera ai Romani, insigni tra gli apostoli, anche una donna. Quindi non confondiamo i dodici con il gruppo apostolico. A Gerusalemme, al concilio, ci sono tutti. E se erano accusabili, secondo quanto dice la diceria ebraica, cioè l'hanno rubato, ci sarebbe stata immediatamente la possibilità di avere un fondamento giuridico per farli fuori. Vi è chiaro? Perché non succede? Perché non c'era il furto. Nessuno poteva provare il furto. Se noi dovessimo studiare poi il dato antropico, ci troveremmo di fronte a una cosa curiosa. Gesù muore nel pomeriggio del venerdì, la sua salma viene schiodata dalla croce velocemente all'imbrunire. Perché? Perché incomincia un sabato che era anche Pasqua. Incomincia la sera del venerdì. Però alla sera le porte della città
Ricordatevi che il sepolcro è fuori. Il Golgota è fuori. Di sabato, quanti passi si potevano fare per non cadere nel peccato dell'inosservanza del sabato? Nessuno. Si poteva compiere tanti passi quanti erano necessari per andare dalla casa al tempio e dal tempio a casa, e basta. Violare questa legge era possibile, ma ci sarebbe stato il controllo sociale. Cioè chiunque si sarebbe accorto che quel tizio, quella tizia, vanno a spasso. Vi è chiaro questo? Per cui voi avete dalla sera del sabato le porte chiuse, quindi durante la notte tutti a cuccia, durante il giorno nessuno può entrare o uscire, alla sera del sabato vengono richiuse le porte per la notte e solo la domenica mattina si torna ad essere liberi ed è lì che le donne prendono il tre da coppe e vanno al sepolcro. Quindi, tra il venerdì sera e la domenica mattina ci sono due impossibilità. La prima impossibilità è data dalla porta chiusa della città e la seconda dal controllo sociale. Questo è l'ambito della discussione sull'ipotesi dei razionalisti che dicono: noi pensiamo che ci sia stato un inganno. Teoria naturalista. Anche questa, pensate, che viene dalla fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Il padre di questa ipotesi è Gottlob Paulus. Lui dice: i testi dicono la verità. E Paulus afferma che chi sostiene la teoria dell'inganno è in malafede, perché non conosce la storicità dei testi. Lui tuttavia dice che i fatti presentati dai testi si possono spiegare in modo diverso. E il modo diverso è la morte apparente. Secondo questa teoria, Gesù è morto apparentemente, portato al sepolcro come fosse morto, di fatto non lo era, i 30 chili di profumo, 30, un bidone, il freddo del sepolcro e questo odore acutissimo dei profumi lo avrebbero risvegliato. Poi Gesù, bisognerebbe pensare che si sia dato una stiracchiata, Gesù, Gesù mio, e poi abbia preso quelle poche tele che c'erano lì e se ne sia andato, perché nudo non è che potesse viaggiare. Naturalmente ha frequentato un poco i suoi discepoli in modo da dar loro l'illusione di essere risorto, i quali, proprio quoziente intellettuale meno di 70, come dei beoti, hanno creduto a questo inganno e hanno predicato Gesù come risorto. Ora, qui ci sono diversi problemi da
affrontare con un po' di calma. Il primo problema è che le tele sono rimaste lì. E quindi se lui se ne fosse andato, se ne era andato nudo. Perché i crocifissi non avevano lo straccetto. No, non ce n'è uno. Siamo in seminario ma non c'è un crocifisso. Noi siamo abituati a vedere i crocifissi con il piccolo perizoma. Scordatevelo. La pena capitale romana era prendere il povero disgraziato, metterlo lì come mamma l'aveva fatto, uomini e donne, solo che con le donne avevano un piccolissimo senso di rispetto, le giravano, quindi la donna moriva prima. Il viso era contro il legno della croce. E quindi non poteva piegare le ginocchia. E non potendo piegare le ginocchia, quando gli spaccavano le rotule, non poteva più respirare. Perché per respirare la cassa toracica deve aprirsi e chiudere. Si può farlo per qualche minuto rimanendo appesi, ma poi non ce la fai più. E quindi morivano prestissimo. E anche Gesù ha subito la sorte di tutti i condannati, i quali venivano appunto crocifissi nature. Gesù viene deposto nel sepolcro, non riescono neanche a lavarlo, perché siamo ormai alle prime luci del sabato. Le luci non sono quelle dell'alba, ma sono delle tre stelle che segnano l'inizio della notte. Siamo al venerdì sera, all'imbrunire. E quindi di corsa lo portano così, avvolto in questi teli. I teli vengono ritrovati. E quindi se lui per davvero fosse morto solo apparentemente, come se n'è andato? In cimbalis bene sonantibus. Secondo, chi verifica la morte di Cristo? I membri del Sinedrio? No. Discepoli? Neanche. Un soldato. Vennero dunque, questo è il testo, vennero dunque i soldati, o i stratiotai, e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia longhe, da cui Longino. Come si chiamava il centurione che ha infilato Gesù Cristo con la lancia? Longino, no. Longino è una specie di nome inventato perché la lancia in greco si dice longhe. Ma uno dei soldati con la longhe gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Io adesso farei silenzio e lascerei la parola alla dottoressa Piazza, che è cardiologa, che ci spieghi come mai dal cuore esce fuori sangue ed acqua. E lei ci spiegherebbe, dicendo con pazienza a noi disinformati, direbbe quando la punta di una lancia, che non è il pilum, ricordatevi, non è il giavellotto, l'esercito romano aveva il giavellotto e la lancia. Il giavellotto era un'arma da scaglio, doveva volare, leggera. Un bastone di scopa
tanto per capirci, con una punta che aveva lo stesso diametro del bastone e che poi diventava acuta, la punta in metallo. Quello era il giavellotto. La lancia, invece, era un'arma da combattimento fermo. La lancia non veniva lanciata, la si teneva. Come il cavaliere medievale aveva la lancia da giostra, quella non la lanciava mica e la teneva. La lancia non aveva una punta tonda oppure a foglia, ma aveva una punta piramidale e quindi quando si infilava nel corpo non faceva un taglio come la lama, ma faceva un buco. Crocifisso alto, soldato basso, perforazione della pleura, polmone, pleura in uscita, pericardio, probabilmente atrio destro. Sì? Parlo male? No, va bene. Far brutta figura davanti a un cardiologo è proprio il massimo. Poi sei il tuo cardiologo e peggio ancora. Solo così si spiega questo liquido acqueo che è il siero e il sangue, perché nei cadaveri il sangue prima o poi si rapprende ed è nell'atrio invece destro che permane liquido per un periodo un po' più lungo perché c'è una massa sanguigna di una certa consistenza. Fate queste spiegazioni anatomiche, che a me interessano relativamente da buon incompetente, adesso parlo di ciò che è la mia competenza. Se noi andiamo a studiare qual era la situazione militare in Palestina all'epoca di Gesù, noi troviamo tre tipi di soldati. Gli stratiotai, che sono i romani, sono i militari, punto. Poi troviamo gli iperetai, che vorrebbe dire i servi di per sé, e sarebbero le guardie del Tempio, i super sacrestani con diritto di manganellate. E poi c'è questa parola che è molto latina, cioè i romani avevano designato una parte dell'esercito ebraico come polizia. E costoro vengono chiamati mai con il nome individuale, ma con il nome collettivo, custodia. Più latino di così si muore, solo che è traslitterato in greco. Quindi voi avete il militare, il vigile e il poliziotto. È interessante notare che quando gli ebrei vanno da Pilato e gli dicono quell'impostore aveva detto che dopo tre giorni sarebbe risorto, vogliamo mettere dunque perché questo non succeda, perché non vengano sparate menzogne, che vengano messi i sigilli al sepolcro e che ci siano le guardie. E Pilato risponde, non i miei stratiotai, no, ma i vostri poliziotti. Questa distinzione è molto importante perché allora noi sappiamo che erano i poliziotti a custodia del sepolcro, mentre sono stati i soldati romani che hanno avuto il compito di fare l'esecuzione della crocifissione.
Vi è chiaro? Questo è un dato molto importante. Perché è importante? Adesso lo vediamo. Dunque, il giorno seguente, dopo quello della parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti farisei, dicendo: Signore, si sono ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: avete i poliziotti. Andate e assicurate la sovrianza come meglio credete. E si andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e lasciarono i poliziotti. Vi è chiaro? Niente stratiotai, niente militari al sepolcro e neanche vigili, ma soldati ebrei che avevano la funzione del poliziotto. Ora, noi sappiamo diverse cose sull'esercito romano, ma anche qualche cosa di più sulle truppe ausiliarie. Augusto aveva fatto la riforma dell'esercito e aveva suddiviso l'esercito in classi. L'esercito fatto da cittadini romani, ed era volontario l'esercito, aveva la ferma, leggete bene, 16 anni inizialmente, 20 anni poi è passata come norma. E l'italiano brontolava perché aveva 1 anno e mezzo. Va bene? 20 anni. Un paio di orecchi. Le truppe ausiliari invece erano fatte da uomini che non erano cittadini romani, però veniva loro promessa la cittadinanza romana dopo aver finito il servizio militare. Uno entra a 20 anni e a 45 esce cittadino romano. Se ci arriva. Poi avete le varie suddivisioni, le corti pretorie o vigili per le città, altro è il legionario, e poi avete la flotta, che guarda caso una parte della flotta era chiamata la flotta di Forum Iuli. Come abbiamo adesso la flotta americana del Golfo Persico, la flotta, che so io, del Pacifico, quella volta c'era la flotta di Ravenna, del Miseno, della Siria e dell'Egitto. Vabbè, affari loro. Questo tipo di signori sarebbero gli stratiotai. Ora, noi sappiamo che in Palestina c'era la 10ª legio italica. Era fatta da cittadini romani, da pochissimi ausiliari. Ma la cosa più interessante che siamo riusciti a sapere è questa. Dopo, ovviamente, la preparazione militare, questi soldati venivano spediti ai confini dell'impero. A fare la guardia proprio, a fare la guardia di finanza. Solo che quella volta il problema non era il contrabbando delle merci, ma erano le invasioni. E quindi la maggior parte di questo servizio militare era combattere questi eserciti periferici che tentavano di violare i confini dell'impero e dovevano essere respinti. E quindi questi signori si facevano un'esperienza non indifferente. Quando uscivano dai loro accampamenti, c'era lo scontro, uccidevano, voltavano le spalle per tornare indietro, dovevano essere sicuri che quelli che avevano ucciso fossero morti. Perché se
se no la ghirba ce la rimettevano loro. Abbiamo dunque soldati esperti che conoscono benissimo che cos'è un cadavere. Perché? Anni e anni e anni di questi combattimenti. Quando stavano per finire il servizio militare, 3-4 anni prima, venivano ritirati dal fronte perché vecchi. Non hanno più riflessi veloci, energie veloci, recuperi veloci. E allora venivano portati all'interno dell'impero. In Palestina noi abbiamo soldati maturi, anziani, soldati che stanno per finire il loro mandato. Occhio clinico. Questo qui arriva, vede che è morto. Cosa fa? Quello che ha sempre fatto. Assicurarsi che sia morto. E lo infila come uno spiedo. Con la lancia. Cioè gli fa il buco. Ecco. Adesso chiedetevi se è possibile sostenere la morte apparente. Non è possibile sostenere la morte apparente, ma è possibile bere un caffè. Spero che l'abbiano preparato.